Ciao amici di Italia Dog Games, un run fa a due partite alla fine si lottava per la promozione. Questa volta si lotta per la salvezza. Speriamo bene, due punti, ne bastano due pareggi o una vittoria e poi rifaremo ancora una volta la divisione 3, sperando stavolta magari di essere promossi. Ma adesso pensiamo a salvarci e poi dopo facciamo tutto il resto. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Serve una vittoria, almeno non ci pensiamo più. Quattro tacche va benissimo. Non ho visto l'avversario, mi sono distratto. Meglio, meglio. Petrosino FC, ok. In trasferta. Quattro tacche, a lui mettiamo bianco, noi ci teniamo gli azzurri. Schema di gioco. Orca vacca. Allora, io me la voglio giocare così. Haaland nel secondo tempo. Così. Guardiol c'è. Magalhães c'è, e ovviamente dobbiamo fare così, bene. In secondo tempo c'è Cancelo, Barella, Can, vediamo. Avversari 2078, Mbappé, Dembélé, Messi, Dybala, Casemiro, Scholes, Cancelo, Militao, Rudiger, Arnold e Neuer. Andiamo a giocare. Vittoria! E allora la seconda partita, iniziamo la nuova run. Pareggio. Tocca fare la seconda partita di nuovo, sconfitta per forza. Almeno un pareggio, però mi farebbe bastare un punto. Visto che le ultime due le ho pareggiate, vediamo che succede, dai. Senza starci troppo a pensare, è meglio vincere e non pensarci più. Il precipizio della retrocessione si è fatto via via sempre più vicino e concreto Signore, negli ultimi eccolo. istanti, fino ad arrivare all'incontro di Oggi oggi, il si più classico incontrano dei dentro fuori. Le Milan opzioni ormai scarseggiano e il risultato da Ma non è raggiungere non vero, le opzioni ci ammetterebbe. sono, Solo pareggio. una vittoria può scacciare l'incubo sempre più concreto di una discesa agli inferi. Non è I così, tifosi cercano di Caressa, però. mascherare la loro apprensione con cori di sostegno per la squadra. I giocatori sono maschere di concentrazione. La tensione riempie l'aria. Il bello del calcio è anche questo. San Siro, roccaforte storica del Milan sin dal 1926, è adornato da cima a fondo con i colori rossoneri. Partita già in corso di svolgimento. L'umiltà in mezzo al campo. Paul Scholes. Lui è uno di quei centrocampisti che preferisce il Grande passaggio al Magalhães. dribbling. Sì, Ah. ed è efficace come pochi. Può cambiare la partita senza nemmeno farsi notare. Uno dei ragazzini terribili che hanno rivoluzionato il calcio d'oltremanica nel giro di una generazione. Grande questa parata! Bravi ragazzi, così. Così, così. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova a partire in velocità. E passa! Neuer di sicuro. No. Perfetta la parata. Aspettato Ottima troppo. iniziativa Bravi offensiva, però, ma bravi, bravi, dai, dai. migliore è stata la reazione del portiere. C'è Bello. spazio da sfruttare in verticale. Gran colpo di Eh testa. sì, eh Un sì, signor eh sì. gol. Gli è bastato un attimo per Bravi impadronirsi la ragazzi, partita. dai, dai, Ha dai, dai. aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Si sono assicurati la prima rete, ma ora devono resistere. Lo stadio diventerà una bolgia. Si impone nell'unico Grande turno di palla in Guardiola. possesso. Si mette in Ah. mezzo e sventa i piani degli avversari. Prova a darla profonda nello spazio.
Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Palla in avanti verso il compagno. Grande Pedri. Sceglie di andare per vie verticali. Tocco preciso. Supera il diretto avversario. Mbappé! Ma vieni. Un 1-2 veramente da KO. Molto bene. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. E si riparte. Dybala! Dybala respinge! Stava per riaprire la partita in un attimo. Il fotocopia, tra l'altro, uguale a quello di prima. Stanno concedendo troppi cross agli avversari. Devono cambiare qualcosa se non vogliono subire gol. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Palla filtrante per Messi. Mbappé! Oggi Mbappé is on fire. Palla tagliata bassa. Okay. Neuer dice di no. Ha messo la prova al portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Occhio al tiro. Lo sapevo. Occhio, ragazzi. È stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Speriamo di no. Un pallone profondo. Errore qui, pallone sprecato. Scholes. Opportunità di ripartire. E Albert. Dybala. Ha la possibilità di andare verso la porta. Grande Pavard. La difesa è riuscita a rimediare. Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato deciso. Era l'unico modo per evitare di subire gol. C'è un'opportunità. C'è il retropassaggio. Riceve il passaggio. Palla al centro e va a colpire di testa. Ma sono andati vicini al gol. Era in buona posizione. Che rischio. E vedeva bene la porta. Ha preso la decisione giusta, ma non ha inquadrato lo specchio. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Lookman. Ecco un'occasione di contropiede. Bella palla, devi approfittarne. Cioè, come me l'ha tolta la palla? Viene interrotta da una difesa molto attenta. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. La palla entra in area. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Tocco morbido. Errore qui, pallone sprecato. Va alla ricerca di un compagno davanti. È Albert. No. Albert. E trova bene il compagno. Ottimo intervento. Bravi. Passaggio sulla destra. Cercano l'azione veloce. Pallone interessante in verticale. No, perché non l'ha presa Deco? Va bene, va bene, dai. Davvero interessante, tutte e due le squadre si sono giovane date molto Albert da fare. Un primo tempo di grande calcio, attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due. Al momento non cambia nessuno. La gara è ancora senza un vero padrone. 60esimo. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. Numero 11. Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco. Numero 6. Ottimo scambio. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Ci prova. No, dai, però invisibile il mio giocatore, invisibile. Invisibile la vabbè. Si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che Non l'ha passata a nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi.
e sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Scholes. Tiene palla con un bel gesto. Cerca il tiro. Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per il tiro. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. E passa. Un recupero provvidenziale. La mette in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Ma dai, ma come fai sto passaggio? Hanno deciso di arretrare il baricentro, Luca. Secondo te vogliono sfruttare il contropiede? Sì, Fabio, penso di sì. La soluzione tattica mi sembra quella. Mirano a ricordare. Errore clamoroso. Palla a Scholes. Tenta. E la difesa può tirare un sospiro di sollievo. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. Questo significa essere presenti in campo. Bella apertura. Guadagna metri. Messi. Calcio di punizione per l'Italia. Perché non ha del vantaggio? Ha mandato fuori, sì, cartellino rosso per lui. Nessun dubbio per l'arbitro. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Allora, dentro Holland. Dentro Barella e basta. Anzi, però facciamo così. Ecco, bene così. E dentro anche Cancelo. Ok. Sfruttiamo l'uomo in più, per carità. Sostituzione per il Milan. Numero Tutte e due 13. Squadre hanno optato per il cambio. Viene sostituito con il numero 7. Cambio di giocatori. Casemiro. La forza di quest'oggi è di 80.950. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? C'è la palla lunga, in avanti. Buono il cross tagliato. Beh, non è stata certo la miglior giocata della sua partita. Prova a verticalizzare. Paolo Dybala. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ma come fuori gioco? Holland in fuori gioco. Ah sì, c'era. Mannaggia la miseria. Paolo Dybala. Holland. Dybala. Prova ad andare. Holland! Sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Quando si tratta di lanciarsi a rete non si tira mai indietro. Grande azione questa, anche se non è riuscito a concludere come voleva. Cerca l'uomo là davanti. Holland. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Supera il diretto avversario. Tenta la conclusione. Va su rimbalzo. Non ci credo. Non ci credo. E adesso possono tornare a controllare il match. Vabbè, ragazzi, quando gira male, gira male. La tipica azione di questa squadra. Sono partiti velocissimi in contropiede con un cambio di passo devastante. Non ho nessuno su cui contare. Molto bene. Ok, festeggiare. Ah, ok, è tornato.
conducono con una rete in più degli avversari. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Sceglie di andare per vie verticali. Libera il po', qui cercherà il tiro. Ciao. 10 contro 11, vabbè, netta superiorità, niente da dire. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo, magnifico. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Ruben Dias. Scholes ci prova con un pallone profondo. Una giocata intelligente a sfruttare il movimento largo sulla corsia esterna. Prova a darla profonda nello spazio. Se ne va a spazio. Conclusione. Dai. Adesso sono sotto appena di un gol. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è meritato. Una tripluckman. Vabbè. Quando pensi un attimo, niente, ti tolgono su. Sì, stavo a due tacche sopra, ma che devi fare? Senza nessuna difficoltà. Il portiere ha fatto il possibile, ma lui non si è fatto beffare. Ha depositato il pallone in porta con un bel gesto tecnico. E si riparte con due gol di vantaggio. Il portiere la spedisce su. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Riceve la palla. Occasione per il contropiede. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Barella. Pedri. Prova a giocarla in profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Si riparte con un fallo laterale. E sarà rimessa loro le mani. Vabbè. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Il direttore di gara ha deciso che saranno 5 i minuti di recupero. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Lukman era al posto giusto, un bell'anticipo. Sceglie di andare per vie verticali. Ci prova con un pallone profondo. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Mohamed Salah. Vediamo se può capitalizzare. Pallone interessante, in verticale. E il portiere la fa sua. È tutto. L'arbitro dice che può... Ah, brutta sconfitta, bruttissima. Stavamo 2-0. Ma c'è stato niente da fare. 5-3, malissimo. Vediamo un po' questo avversario di dov'era? Attuale 3 più alta 2, quindi diciamo al mio stesso livello, e è andata male. Adesso c'è a vincere per forza. Non voglio ritornare in divisione 4, non mi va per nulla. Ma quello che va a me non è tanto importante, bisogna vincere sul campo. Non lo so che è successo, ma lui era un ottimo giocatore, un eccellente giocatore. Niente, non l'ha preso l'avversario. Forse avrei dovuto mettere un attacco all'ingiù, non credo sarebbe cambiato tanto anche sul 2-0. Però mi era illuso, ho fatto male. Ma non è che mi sono
deconcentrato, assolutamente no. L'ho persa, l'ho persa. C'è a vincere adesso, non c'è altro. I cambi sono stati piuttosto deleteri, non hanno portato a nulla, anzi. Troviamo questo avversario, tre tacchi li accettiamo, che dobbiamo fare? Divisione 3. E qui si decide tutto. Stadio. Monza. Estate. Schema di Signore e signori, vi gioco. informiamo che la radiocronaca Casemiro giù. dell'incontro è trasmessa sulle frequenze della radio ufficiale del club. Vabbè, non importa perché noi tanto giochiamo così. Anzi, così. Centrocampista. Neymar. Mettiamo così e mettiamo Mbappé a sto giro. Casomai sarà nel secondo tempo. Il resto va bene. 2006-21, Ulan, Mbappé, Messi, Neymar, Pedri, Kroos, Bonucci, Bastoni, Balkovic, Koundé e Donnarumma. Pronti, via. Vai. Il precipizio della retrocessione si è fatto via via sempre più vicino e concreto nelle ultime settimane, fino ad arrivare all'incontro di oggi, il più classico dei dentro fuori. Le opzioni ormai scarseggiano e il risultato da raggiungere non ammette repliche. Solo una vittoria può scacciare l'incubo sempre più concreto di una discesa agli inferi. I tifosi cercano di mascherare la loro apprensione con cori di sostegno per la squadra. I giocatori sono maschere di concentrazione. La tensione. Messi! Fa sportellate con il suo marcatore. Va bene. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Stones. Attenzione, grande chance. Ecco il tiro. Di nuovo lui. Ecco, bene, benissimo. Ed è subito spettacolo. Che gol! I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. Era al posto giusto, al momento giusto. Grande fiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Sceglie il pallone morbido. Occasione per il contropiede. C'è fallo. Messi si prepara a battere a rete. Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Messi!
Ma che? Ma vi pare possibile? Ma vi pare. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare. Conclusione! E il pallone finisce in No, rete. vabbè. Un 1-2 veramente da KO. Nemmeno il tempo di rendersi conto dell'errore e la palla era già in rete. Ma qual è Toni l'errore? Kroos ha approfittato di uno svarione difensivo, ma è anche stato bravo a impensierire gli avversari con la sua presenza. 2-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Tocca con la testa. Ecco. Non una palla facile, avrebbe meritato di più anche solo per l'idea. Ottimo tempismo. Conclusioni del genere possono diventare imparabili. La difesa è stata fortunata in questa occasione. Messi. Stones. Pallone interessante, in verticale. Opportunità di ripartire. Neymar supera il diretto avversario. La gioca bassa. Prova a tirare. Dai. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Occasione per Deco. Pedri. Vede lo scatto e cerca la profondità. Provano a partire in velocità. Va alla ricerca di un compagno davanti. Mette la palla in avanti. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Ha la possibilità di andare verso la porta. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Salta e colpisce di testa! Ha segnato! Vantaggio che comincia a essere molto Niente comodo. Ragazzi, niente, 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 non gira. Aggressività e Non gira verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Se gli avversari stavano riacquistando fiducia, questo gol li ha riportati bruscamente con i piedi per terra. Hanno ragione. Cercano l'azione veloce. Mbappé. Bonucci. Neymar. Allarga il gioco a destra. Prova a darla profonda nello spazio. Ecco un'occasione di contropiede. Stones lo sposta di peso e gliela porta via. La mette sulla sinistra. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. Libera al momento giusto. C'è l'opportunità per il contropiede. Il pallone per Neymar. Sceglie di andare per vie verticali. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Chiedono il corner e l'arbitro è d'accordo. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Avversari bloccati a uno. Decide di giocare la corta. Messi. Messi la mette in mezzo. Incornata! No, vabbè, ragazzi. Squadra completamente. Non so più che dire, ragazzi. Non so più che dire. Non so più che dire. Colpo di testa preciso, semplice ed efficace. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Ecco, cioè, la squadra giusta gioca così. Beh, l'inerzia della partita è cambiata. Beh, certo. Giustamente.
ha sprecato una buona palla. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Toni Kroos. Mbappé, pronto, bella tutto. Una parata da fotografare. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come non è un bel momento, ma dai. E il loro secondo corner del match. Due per i rivali di oggi. Spazza lontano. Allontana il pericolo. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Scatta verso il pallone. Se ne va. Ruba palla in modo magistrale. Può provare. Eh sì, e dai. C'è il gol. Cioè, sembra avere il totale controllo della gara. Al 41esimo, tra l'altro. E non poteva mancare un'occasione del genere. Male la difesa. Ma non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Che vuoi fare in una situazione del genere? Niente, cioè metti dentro Holland così, tanto per non chiuderla, metti dentro Magalhães, metti dentro Cancelo, ma così, come esercizio intellettuale di cambi. Sostituzione per l'Italia. Numero 7. Numero 4. Ecco che comincia la seconda frazione di gara. Numero 5. L'Italia mette in campo una formazione diversa nel secondo tempo, vediamo se questo basterà per tornare in carreggiata. Sì, buono. Qui può partire il contropiede. Ma se io non premo in avanti, perché me la passa ad Holland che volevo passarla in basso? Ho premuto in basso il pad e invece me lo passa ad Holland. Ecco. Strepitosa di Sommer. Bella parata. Esattamente cosa fare ancor prima che gli arrivasse la palla. Si è coordinato bene, ma ha sbagliato la conclusione lo stesso. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Due per gli avversari. Neymar! E stava per arrivare addirittura il sesto gol. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Mbappé! Deco prova a verticalizzare, si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Un po' di orgoglio di Messi. Provano a partire in velocità. Riesce ad intercettare. Terzo tiro dalla bandierina per loro e tre per la squadra avversaria. Libera tempestivamente. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Allunga il piede verso il pallone. Di Maria. Cercano un'azione veloce. Stones. L'affluenza di quest'oggi è di 8.855 spettatori. Pallone interessante in verticale. Ecco un'occasione di contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Occhio, parata di Donnarumma. Giustamente. Che fai, segni? Il contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Sono tre per gli avversari. E va a colpire di testa. Che fai, segno? No, non esiste. Alto. Non era facile sgusciare via il raddoppio. Ha ottenuto il massimo da quella situazione. Prova a giocare più accorto. Adesso dopo vedrete.
nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. C'è la palla lunga, in avanti Milinkovic-Savic, ci prova con un pallone profondo, Scodella in avanti, Danilo prova a darla profonda nello spazio, movimento brillante alle spalle della difesa. Con questo sono 4 i calci d'angolo battuti da loro finora. Il conteggio per gli avversari è di 4. Ecco il tiro. Un grande intervento del portiere. Il portiere è sicuro. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro 5º calcio d'angolo. 4 per gli avversari. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Sì, dai, però non si può vedere queste cose, ma di certo non ci si annoia. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Passaggio fantastico, ha spazio per il tiro. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Non era affatto facile fare di meglio, troppe maglie in area ad oscurargli la visuale. Di Maria vede lo scatto e cerca la profondità. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Ecco il cross. Sceglie di andare per vie verticali. C'è l'opportunità per il contropiede. Supera il diretto avversario. Intercetta il passaggio, pericolo. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Che rischio si è preso con questo pallone? Eh beh, certo, fallo. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Niente. Stones, Neymar, tifosi ammutoliti, ormai la retrocessione è praticamente certa. Eh già. Mai dire mai, Fabio. Attenzione al tiro. Eh sì, dai. Ce l'hanno fatta. Sappiamo tutti che per un professionista il gol è sempre una soddisfazione, ma qui c'è da domandarsi se non sia meglio rallentare un po' per non umiliare troppo gli avversari. Fabio, verrebbe da chiedere all'arbitro di anticipare la fine della partita. Per noi è bello vedere gol e spettacolo, ma non posso che empatizzare con chi sta subendo questa umiliazione. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Mbappé! Errore qui, pallone sprecato. Tocco preciso. E il portiere la fa sua. Occasione per il contropiede. Messi. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Vediamo se può capitalizzare. Ci saranno 3 minuti di recupero. Naturalmente ora cercano di temporeggiare. Che divertimento, ragazzi. La lavagna luminosa indica che eccolo il triplice fischio. Bello stile, fischio, complimenti, complimenti. Sconfitta e retrocessione, un vero incubo. Complimenti.
per il bellissimo stile. Divisione 4, ripartiamo, giusto così e ripartiamo. Giusto così. Si riparte e vediamo che succede. Mi copro un po' di più. E basta. Quattro tacche, bene. Football Stadium va bene, sto così inviperito che non me ne frega niente dello stadio. Allora, facciamo così, proviamo questa cosa qui, lasciamo fuori Pedri, mettiamo dentro Neymar, mettiamo Mbappé, un CC lì, Pedri CC, no, centrocampista, va bene così, avversario 2 e me, uguale, 4-2-4, ok. Il sogno ricomincia da qui, i volti dei tifosi presenti allo stadio non possono che essere felici per il ritorno in questa competizione. Una scena che con molta probabilità oggi si ripeterà su tutti i campi. L'attesa è finita dunque, le chiacchiere da bar e i fiumi di inchiostro versati durante le amichevoli prestagionali lasciano da adesso in poi il tempo che trovano. È il momento delle partite che contano. Si scende sul rettangolo di gioco e come sempre, alla fine, sarà il campo a parlare. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Io mi aspetto tanto da Thiago Silva. È un giocatore che mi piace tantissimo. Non vedo davvero alcuna debolezza nel suo modo di giocare. È molto veloce, forte fisicamente, bravo nell'uno contro uno. Fa interventi puliti e non commette quasi mai falli. Mbappé! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Ragazzi, ci svegliamo? Si è inserito benissimo sul filo del fuorigioco. Ma ditemi voi, giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Holland. Kimmich. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da qua su è facile dirlo, il campo è un'altra cosa, però insomma. Ci prova con un pallone profondo. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Libera al momento giusto. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Lancio lungo del portiere. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Fa tutto da solo e fa bene, gran dribbling, se ne va, la mette in profondità per il compagno. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Vede lo scatto e cerca la profondità. Può vedere la porta da lì. Pallone in mezzo, c'è il colpo, il portiere si mette del suo per... Colpiscono un altro legno! Quando commetti un errore simile in quella zona del campo, no spesso comment. Devi raccogliere la palla in fondo al sacco. Gli è andata davvero bene. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. La gioca sulla destra. Cole.
prova a darla profonda nello spazio. Andy Cole ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Riconquistano il pallone e il pallino del gioco. Prova a tirare. Oh, e che ci è voluto. Trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Sono dovuto entrare con la palla in porta, sostanzialmente. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. La gioca in profondità. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Mbappé lo sposta di peso e gliela porta via. Andy Cole. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Pallone interessante, in verticale. Questo errore potrebbe essergli fatale. E passa Mbappé. Calcio di punizione per l'Italia. Beh, qui è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Posizione davvero ghiotta. Vedremo se capitalizzeranno. Messi si fa trovare al posto giusto e allontana. Pavard può concludere. Si è preso un bel rischio, ma è stato un intervento importante. Grande consapevolezza difensiva. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Un salvataggio molto efficace. Beffa l'estremo difensore. Sembrano avere il totale controllo della gara. Semplice ed efficace. Ha capito dove sarebbe andato il pallone ed era pronto a segnare. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. E si riparte da un netto 2-0. Beh, l'inerzia. Andy Cole va su rimbalzo. Pedri sceglie di andare per vie verticali. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Mbappé difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Ci prova con un pallone profondo. Si ricomincia dal portiere. Tagliafico decide di giocarla in profondità. Kimmich. Palla in avanti verso il compagno. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Mbappé prova a metterci piede. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ci sarà un minuto di recupero. La gioca a sinistra. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Si concludono qui i primi 45 minuti di gara. 45 minuti già in archivio, il punto di Luca Marchegiani. L'Italia ha tramortito gli avversari con un 1-2 letale. Ha approfittato del disorientamento della difesa dopo il primo gol per ripetersi e allungare subito dopo. 2-0, un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Calcio di punizione per l'Italia. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Holland, passaggio in profondità, poco preciso però. Riceve palla da dietro. E dai. Messi in fuorigioco. E c'era. Ma mica tanto. Ma
Virgil van Dijk la mette sulla fascia, prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Bella azione sulla corsia di sinistra, allarga il gioco a destra. Mbappé, Neymar prevale, recupera palla, occasione per il contropiede. E dai, attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Pedri, Pedri, Holland, Kimmich allarga il gioco, rovina la festa agli avversari intercettando il pallone, gioca una palla lunga, opportunità di ripartire, c'è spazio, occhio, Holland la toglie dalla porta, cross tagliato al centro dell'area, c'è l'opportunità per il contropiede, sceglie di andare per vie verticali, errore qui, pallone sprecato, vede lo scatto e cerca la profondità. L'affluenza di quest'oggi è di 72.000 spettatori. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Sulla fascia, è libero. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Pedri a sinistra con il passaggio, movimento brillante alle spalle della difesa, in avanti vuol far salire i compagni, provano a partire in velocità. Mbappé, Messi, la palla è ancora loro, riprende l'azione d'attacco. Tagliafico, pallone interessante in verticale. Thiago Silva. L'Italia potrebbe anche tirare remo in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. Andy Cole sulla destra, inventa nello spazio. Pedri interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Cercano l'azione veloce, ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Passaggio sulla destra. Errore qui, pallone sprecato. Holland. Ottimo dribbling. Prova la conclusione in porta. E non è riuscito a trovare il gol, era una grande occasione. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. Ma speriamo che non ce la fa. Al 78esimo, 2-0, direi che siamo messi discretamente bene. Mbappé, palla dentro di Mbappé. Ecco, parata strepitosa di Sommer. Ecco. La sfera entra in porta. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Che reazione! Ha letto la situazione e ha anticipato la traiettoria del pallone, arrivando prima di tutti. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Prova a darla profonda, nello spazio. Ecco un'occasione di contropiede. Hanno ottenuto un fallo laterale. Può cercare il taglio in mezzo. No. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. L'Italia deve resistere ancora qualche istante.
prova ad allargare sulla fascia ma con scarsi risultati. Griezmann vince il duello, la fa sua, ci prova con un pallone profondo, pallone nello spazio, qui può partire il contropiede. Neuer dice di no, grande parata del difensore, ha fatto tutto alla perfezione. Cambio, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. E siamo al loro terzo corner, conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero, si fa trovare pronto, allontana il pallone. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere, ancora zero per gli avversari. 3 minuti di recupero. Altro calcio d'angolo, ma devono sfruttarlo. Facciamo bene. Passare il tempo a calci d'angolo. Quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Il conteggio per gli avversari è di 4. Spazza via senza fronzoli. Mbappé schiaccia il piede sull'acceleratore. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Cerca lo spunto. Difesa dura ma pulita in questo frangente. Ecco, 94 e 30. Posizione interessante e manca poco. Just no comment, just no comment. Ancora una possibilità con questa punizione. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Va bene, non è che abbiamo fatto questo partitone, ma almeno i 3 punti sono arrivati. È andata così, sta andando male, ma ci proveremo a riprenderci. Intanto i primi 3 punti della nuova run l'abbiamo iniziata bene, ne mancano altri 13, 4 vittorie e un pareggio. Ragazzi, al prossimo video. Ciao!